E niente ragazzi, buongiorno, siamo qui a Lucia, siamo sempre in macchina, in giro a In perdere giro. tempo. Oggi invece andiamo a mare. Andiamo a Oggi si va a prendere mare, ho questo aspetto da frate cappuccino, barba frangia, andiamo a comandare a Pietrelcina. Via! Andiamo a Pietrelcina. Si va a mare, come ho detto ieri. Andiamo a fare i porci. Guarda, dai, si è alzata la Non è barba, guarda. che io ho detto, appena supero i 3 km orari, come la lettura della Porsche, esce e si alza. Non è così la barba si alza. Noto praticamente da sola. 3 km orari, cioè nel senso quando cammina, poi. Neanche. Neanche. Ne faccio di più quando cammino. Vabbè, si va a mare. E poi forse in tarda serata risponderò a un po' di commentini che ho letto su. Sulla pagina di YouTube. Ci vediamo dopo, ciao! Passo va a spalla, ma passo va a spalla. Io sono. Allora ragazzi, Buongiorno. buongiorno. Lei ci sono le gocciole. Non le voglio gocciole. Perché? Ma sì, vabbè, poi mi faccio sul naso. Ma non si vede niente, dai. Niente, io sto qui a prendere un po' di sole, l'ho sdraiata. Solo che in faccia mi dà fastidio, quindi sto così. E Metti gli occhialini, non è solo gli occhialini. metti dei borsi, i borsini. Cioè, l'unica cosa che non voglio prendere sulla faccia è quella che sta fuori, cioè. I burchini. Io quella, il sole alla faccia non voglio prendere. Con i burchini c'hai solo la faccia fuori. No, ti imburchini la faccia. Un burchini la faccia. Beh, ragazzi, il sole è caldo. Fa molto caldo. Perché non si fa il bagno? Eh no, niente, poi. No. L'acqua è bella. Sì. È calda pure. È caldo piscio. No, no. Perché è trasparente, non è No, giusto. ho fame, voglio la parmigiana. Non è stata parmigiana. Voglio la frittata di uovo. Neanche quello. Voglio. Che so? Insalata di mais. Il mais ti do. Il mais. Ma te è bella, svola pure. No, tu svoli, che ti piace il mais. Va bene, dai. Rosanna! 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 La mucchia dell'ombrellone mi fa. Saverio, piega! Adesso no, era un mesetto di soccorso dopo. Fidati! Sì, fidati. Perché io non pago per due, se qualcosa siamo qui al tavolo da gioco. Ma dove sta? A chi tocca? Al tavolo da gioco vediamo quattro Ma noi siamo persone. campioni, però Come si gioca? Cosa si gioca? Giochiamo a 50 centesimi. Ma che cosa? Ah, un caffè. Cascopa. Cascopa, vediamo le carte. Oh, che belle, è stato preso. Mi stai confondendo. Ogni tanto svegliate la Stai emozionando? No. Vediamo, facciamo un altro po'. Bonus. Oh, è volato. Dai. Ciao. Basta, Alessia si è scaricato, devo fare la fotografia. Devo rischiare. Oh no. No, di due, fa da scoprire. 7-2-9, vai. E così siamo a casa. Siamo a casa, sono l'1:07. E dopo una giornata lunghissima a mare siamo qui. Lucia sta stendendo, come ben vedete, il suo sederino, vabbè. L'asciugamano
e costumi, dove io ho fatto dei carpiati oggi onestamente da olimpiadi, anzi da paraolimpiadi, visto che ho invalidità. Comunque, detta sta bagianata, dicevo, siamo qui a casa, abbiamo già cenato, cioè quello che ci è rimasto del pranzo di oggi, e ci stiamo accingendo, però siamo andato tutto, però ci stiamo accingendo. Lili, hai dormito con quello tra fuori? Ci accingendo. Ah, non ho capito. Vabbè, ci stiamo accingendo per andare nel bagno a fare la lavarci i denti e poi andare al ninne, ragazzi. Sì, direi proprio di sì, anche perché sono quasi 1, sono 1.07, ora sono 1.08. Praticamente domani inizia una nuova settimana, ricca di impegni, di imprevisti, e poi informo tutti quelli che ci seguono che il 23 agosto, cioè vuol dire dopodomani, ci troveremo io e Lucia a Imola. Vabbè, io andrò a fare una visita mia. Ci troveremo all'ospedale nuovo di Imola intorno alle 9:30, no? Sì, 9:30, dai. 9:15, 9:30 lì. Chi si trova nei paraggi e ci volesse venire a incontrare, scambiare due chiacchiere, prendere un caffè, salutarci, saremo contenti. Perciò, detto ciò, andiamo a Nina, sono stanca. Siamo stanchi, ragazzi. Beh, troppi carpiati. Troppi carpiati, troppi tuffi. No, a giocare, perché io sono stata più che altro a giocare con mia nipote Rosannina, che voi prima la conoscete. Che poi non è tanto Rosannina, ma quanto Rosanna, perché ormai è enorme. Io, come si dice, mi ostinavo a mettermi contro di lei, perché avevamo un unico materassino singolo, cioè di quelli proprio economici, quelli leggeri, non sono di quelli belli pesanti. Cioè, mi ostinavo a darle contro, nel senso che ci sedevamo tutti e due sopra. Lì, nonostante tutto, lì è un'acqua di mare, non sta né ferma. Allora, il discorso è come si metteva, due secondi, si girava poco, boom, cadeva, mi faceva cadere a me. Vabbè, che poi in acqua ti stanchi. Poi facevamo sempre così, il bello che dicevo, Rosa da questa parte li faceva contro, quindi alla fine, quindi siamo stanchi. Va bene, ragazzi. Ciao. Buonanotte.